Guarda, sicuramente questa pandemia sta cambiando un po' l'utilizzo, no, del digital da parte degli utenti. Quindi c'è una volontà, sta diventando sempre più necessario rendere tutto shoppabile, shoppable. E vedi, si stanno muovendo in quella direzione Pinterest, come ti dicevo, ma lo sta facendo anche Facebook, adesso che sta cercando addirittura di fare concorrenza ad Amazon, no? Però, secondo me, qualsiasi azienda che dispone di un catalogo deve poter caricare questo catalogo in tutte le piattaforme, perché ogni qualvolta c'è un prodotto e il catalogo poi diventa l'automazione dello shopping, no? Perché poi all'interno di Pinterest, per esempio, l'intelligenza artificiale cerca subito di associare il prodotto di catalogo al prodotto dell'immagine. Quindi creare questo diciamo, link diretto a cui l'utente sta provando un desiderio, perché ora le persone vogliono comprare, è diventato comprare su internet, soprattutto in questo periodo, è diventato molto più comune, no? Molte persone hanno rotto quella barriera, hanno iniziato a utilizzare le loro carte di credito all'interno delle piattaforme, per comprare anche a volte, scusa per l'ambulanza, anche delle piccole cose per spendere 5 euro, non necessariamente per fare grossi acquisti, no? Quindi la gestione dei cataloghi è, secondo me, una cosa importantissima da un lato, e questo a livello base. Dall'altra c'è ovviamente l'intelligenza artificiale, no? Che sta diventando un connettore su più fronti, ma anche in termini di marketing digitale, l'intelligenza artificiale avrà a breve un grosso ruolo, perché tutta una serie di osservazioni e di ragionamenti che prima venivano fatte a carattere da un media planner o comunque da un essere umano, adesso verranno fatte da delle macchine che riusciranno a processare una quantità di informazioni che nessun essere umano è in grado di fare. Quindi addirittura creare delle strategie proprio tailor-made ad hoc per ognuno. Sì, questi secondo me diciamo, e poi nuovi fattori come la famosa realtà virtuale sulla quale ho investito 5 anni fa, che era sicuramente presto. Adesso è interessante perché proprio l'altro giorno volevo comprare degli Oculus nuovi e sono tutti sold out. E tutto ciò, il contenuto che c'è all'interno comunque dei contenuti diventa un branded content in realtà virtuale, che può diventare addirittura esperienziale, no? Dove tu puoi far provare delle cose, puoi far provare, è molto interessante quella parte lì. Semmai è ancora un po' presto, ma esperienze più forti, cioè, di realtà virtuale possono diventare anche delle metodologie di fare marketing. Guarda Prada, ora c'è per esempio nel fashion, c'è tutto questo panico perché non si faranno le stilate, non si faranno le campagne vendita e quindi molte richieste che sto ricevendo è di come creare in un formato virtuale queste caratteristiche, quindi uno showroom virtuale, una stilata virtuale. Ora, la virtualità la puoi vedere sicuramente con un telefonino in un determinato modo oppure con degli headset, entrare proprio dentro un negozio, dentro una sfilata anche rimanendo a casa. Thank you.